Più si avvicina alla meta e più Eugenio Bersellini si solleva da terra. Negli spogliatoi dirà, i miei sono troppo concentrati per paura di non esserlo. Il tecnico interista è passato dai testi di Fraizzoli a quelli di Freud troppo bruscamente, senza riprendersi. Altri osservatori infatti sono stati più lucidi di lui. Rabetti ha parlato di Inter favoloso e Berzotta di centravanti straordinari. Insomma, tutto in positivo questo appuntamento al Meazza, perfino il risultato, perché il Torino l'avrebbe sottoscritto da una settimana. L'Inter l'ha cercato per oltre un'ora. Con un Beccalossi in versione barocca, è un caso molto ordinato, a parte la conclusione che vedremo, l'Inter è stata un po' sballottata dalla verve granata, riproposta da Zaccarelli e Pecci, secondo modelli che parevano dimenticati. Ed eccoci alla prima fase del duello Altobelli-Graziani, la prima mossa dell'interista. Due minuti dopo, la risposta dell'avversario. Sul tiro di Vullo, Bordon respinge in qualche modo e Graziani è perfino sprecato per un gol tanto facile. Rivediamo. Un intermezzo da Moviola che regaliamo a Sassi e poi l'occasione per Lele Oriali. Questi però non sa cavarsela e Terranio riesce a far bella figura. Ancora Oriali e il tiro conclusivo di Caso. All'inizio della ripresa due tentativi di Muraro, prima di testa e poi di piede. Quindi lo show di Graziani, in arte Ciccio. Per colpire la traversa compie un autentico capolavoro. Berzotti in tribuna dice tra le lacrime, anche lui è figlio mio, ricordatevelo.